Elezioni regionali 2024, Paolo Federico, sindaco di Navelli, apre il comitato elettorale per la sua candidatura con Forza Italia. Al suo fianco il coordinatore regionale Nazario Pagano e il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis. Paolo Federico, sindaco di Navelli, ma oggi più in veste politica, inizia una grande avventura per le prossime elezioni regionali. Sì, una bellissima avventura sicuramente lo sarà, ovviamente carica di impegno, di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini che mi auguro potrò rappresentare dall'11 di marzo in poi. Questa sera sono rimasto veramente colpito perché quando si parte da un piccolo centro, da un piccolo borgo di qualche centinaia di anime e ci si presenta alla grande città, la città capoluogo d'Abruzzo, in un grosso comitato elettorale come questo e vedere le tante belle persone, gentili signori, ma soprattutto tanti giovani che questa sera mi hanno voluto onorare la loro presenza, mi ha fatto pensare che la politica non è morta, che la politica ha voglia di rinascita, ma ha voglia di rinascita di una politica seria, concreta, onesta, trasparente e di impegno per questa provincia e per questa regione. Ecco, quanto è importante, quando sarà importante portare il bagaglio amministrativo che ha accumulato in questi anni in Regione Abruzzo? Beh, credo che 25 anni di esperienza amministrativa non solo di un comune ma anche di una comunità montana, della provincia, dell'Aquila, attualmente del GAL Gran Sassoverino, credo che sia tutta un'esperienza, un grande bagaglio amministrativo accumulato che mi consentirà di fare, spero ovviamente, di fare nel migliore dei modi un ruolo di consigliere regionale con proposte concrete in termini legislativi, in termini di finanziamento, in termini di tutto ciò che possa essere di buono e di bello per questa regione. Ecco, vediamo alle sue spalle lo slogan di questa campagna elettorale, più uno slogan sarà un impegno. Beh, io il mio impegno lo faccio già da 25 anni, spero di poterlo fare per altri 50-100 anni, ma sempre a favore dei cittadini abruzzesi. Gabriele De Angelis, coordinatore provinciale di Forza Italia, il partito insomma continua a crescere, a mettere sul tavolo politico candidature importanti, oggi anche un altro bel appuntamento a Sulmona. Insomma, il partito cresce, è vivo e vivace. Sì, questa è la sensazione che abbiamo tutti quanti, c'è una grossa attenzione intorno a Forza Italia, un entusiasmo crescente. Oggi abbiamo aperto dopo tanto tempo una sede intitolata al nostro presidente Silvio Berlusconi proprio nella città di Sulmona e stasera siamo qui a festeggiare la presentazione della candidatura di Paolo Federico, un amministratore di lungo corso, esperto e porterà sicuramente esperienza all'interno di questo gruppo. La lista della provincia dell'Aquila è molto forte, abbiamo dei candidati eccellenti, insomma siamo fiduciosi di poter cogliere un buon risultato, questo a vantaggio della coalizione di centrodestra e del presidente Marco Marsilio che convintamente supportiamo per questo secondo rinnovo di mandato. Onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, un partito che continua a mettere sul tavolo delle regionali insomma, candidature pesanti. Sì, abbiamo fatto delle liste bellissime, ovviamente la fortuna nostra è che abbiamo una classe dirigente di altissimo profilo e devo dire che anche questa sera con la candidatura di Paolo Federico e l'inizio della sua campagna elettorale abbiamo dimostrato di avere un altro dei candidati fortissimi per questa campagna elettorale. Ha visto lei stesso, qui c'è veramente una marea di gente, una folla di tifosi entusiasti di Paolo Federico che è stato, devo dire, in questi tanti anni un sindaco prezioso non solo per Navelli ma per tutta la piana di Navelli e anche per l'Aquilano tutto, e io penso che l'affetto che gli è stato tributato questa sera penso che lo dimostri. Forza Italia è questo, è un partito che rappresenta donne e uomini del territorio che hanno fatto già tanto, che credono in certi valori, nella libertà di espressione, libertà di pensiero, nelle nostre tradizioni cristiano e cattoliche. Siamo un partito moderato, legato alla storia ovviamente del moderatismo europeo, siamo membri fondamentali del Partito Popolare Europeo, insomma noi siamo esattamente questo, non abbiamo mai cambiato opinione e credo che tutto questo
sicuramente ci farà ottenere un grande risultato. Già andammo molto bene alle elezioni politiche del 2022, prendemmo il 12% a livello regionale, siamo convinti di poterlo superare.